Magic, both beautiful and powerful, binds together our long history. That common bond we share is the legacy of Hogwarts. Now it is time to add your own story to these hallowed halls, and quite possibly shape the future of the wizarding world. Every corridor, every portrait, every stone in this castle tells the story. Witches and wizards who came before. Here you will meet lifelong friends and grow into your own magical abilities in the classrooms of the world's most talented professors. And while your journey begins at Hogwarts, brewing potions, taming fantastic beasts, and mastering spells, there is a larger world beyond these walls. A world filled with dangers you can't yet imagine. An ancient knowledge long gone from this world. The strange and mysterious talent you possess may be the key to unlocking this dormant power. Your potential is limitless. But what form will it take? The journey ahead will reveal what you stand for. The choices you make now will define the legacy of Hogwarts. Uh, sono solo io che lo sto aspettando con grandissima trepidazione. No, non credo, non credo. Non mi prendere in giro. Se sei in questo video anche tu, sei un piccolo maghetto al tuo interno e vuoi questo titolo. Insomma, un titolo su Harry Potter sul mondo della magia di Harry Potter, poi ci arriveremo più nel dettaglio del perché di questa affermazione, all'interno di questo mondo magnifico? Cioè ragazzi, questo trailer spiega delle cose, delle, ci fa uh, delle promesse, non da poco, ok? All'interno di due minuti e 40 di trailer ci sono un sacco... Di cose che vengono dette, un sacco di possibilità che ci vengono promesse. Dentro questo video, quindi, ci sono tantissimi dettagli che ci possono spiegare nel dettaglio cosa sarà. Appunto, Hogwarts Legacy uh, ho raccolto un bel po' di dettagli, ho raccolto un bel po' di teorie presenti online e quest'oggi sono qui per raccontarvele. Benvenuti su Top Of Gaming, benvenuti su i dettagli che vi eravate persi all'interno del trailer di Hogwarts Legacy in uscita a settembre 2022. E iniziamo subito da quei dettagli che sono già scritti, ok? E che ci fanno comprendere che tutto quello che magari noi pensavamo su un titolo di Harry Potter, in realtà non ci sarà nessun riferimento al Signore Oscuro, non ci sarà nessun riferimento a, uh, il, ai personaggi di Harry Potter come uh, Silente, la Megranit, uh, Hagrid e che più ne ha, più ne metta e lo scopriamo tutto nel primo... Nei primi secondi del trailer, 0:33 per essere precisi, come uh, state vedendo in questo preciso momento. Fermo il trailer e c'è scritto Hogwarts Late 1800. Cioè verso la fine del 1800. In realtà gli avvenimenti uh, del mondo di Harry Potter avvengono negli anni uh, 2000, ok? E quindi allo stesso tempo uh, comprendiamo che sebbene le vicissitudini del, della saga di Harry Potter coprono un bel po' di anni, ok? L'anni dell'adolescenza uh, di Harry, poi uh, anche uh, Voldemort che diventa un mago uh, importante, si risale a prima di Harry Potter, ma non a 200 anni prima, uh, c'è ovviamente da pensare che di Uh, referenze oppure di possibilità di parlare di quel fantastico mondo non ci sia neanche lontanamente una traccia gli stessi sviluppatori ragazzi hanno detto se noi avessimo dovuto fare un titolo su Harry Potter probabilmente avremmo dovuto seguire un po' troppo il filone dei libri il filone della storia scordatevi tutto questo il titolo di Hogwarts Uh, Legacy, appunto, non ha al suo interno niente che ricordi la trama di Harry Potter. Perché noi ci basiamo sul mondo di Harry Potter, sul mondo della magia, ma non nello stesso arco temporale. Bensì, siamo molto prima di quegli anni. E qua abbiamo già un'indicazione davvero molto importante: che appunto, della storia che tanto abbiamo amato all'interno di Hogwarts all Legacy, ce ne sarà zero. Altro indizio del fatto che eh, la Hogwarts che noi andremo ad esplorare, in cui andremo ad abitare, in cui saremo degli alunni è completamente totalmente diversa da quella che conosciamo e questa non è altro che la sala grande. Ma attenzione, sì, sebbene ci siano le candele sospese e tutto quanto, se siete dei veri e propri fanatici del mondo di Harry Potter, vi accorgerete che Sicuramente la carrozza è arrivata a Hogwarts, poco ma sicuro riconosciamo il castellone, un po' diverso forse da quello che abbiamo visto nel film, ma ci siamo, le ambientazioni ce lo ricordano davvero tanto, ma se siamo ancora più attenti ai dettagli ci accorgiamo che questa stanzona, questa sala comune è completamente differente da quella che abbiamo visto nei film. Film. nei film è tutto più uh, ristretto e la sala è più lunga e più chiusa. Questa è un'immagine che deriva appunto dal film e come vedete gli studenti sono un pochette più strettini, certo sempre le magiche candele, uh, ma ecco che non abbiamo più le acquile, abbiamo altri uh, tipi di gargoyle, ok, appesi e poi la finestra è più piccola, certo tra quella che abbiamo visto e questa indubbiamente riconosciamo la sala grande, ma sono due sale grandi molto molto differenti. Per cui anche qui se noi speravamo di incontrare, uh, che ne so, delle ambientazioni come uh, il villaggio o Hogwarts, come appunto l'abbiamo visto nei film, come appunto l'abbiamo visto in tanti videogiochi, come appunto ce lo ricordiamo, abbiamo fantasticato dalla nostra memoria, dai libri di Harry Potter. Beh ragazzi, ampia libertà artistica agli sviluppatori. Un'altra questione che ho trovato davvero molto interessante sono i personaggi. Certo questo è solamente un reveal trailer, potrebbe averci... Uh, detto tanto come averci detto poco aver preso delle sequenze appositamente studiate come potrebbe aver preso delle sequenze delle demo di vero e proprio uh, gameplay ecco prendiamo per assurdo questa seconda ipotesi che quello che stiamo vedendo possa essere davvero la grafica in game e uh, che le attività che andremo a fare siano uh, davvero queste notiamo che durante tutto, uh, tutti questi trailer i personaggi sono tanti, vari, eventuali e quindi ecco un'altra questione molto importante. È molto probabile che Hogwarts Legacy, sebbene non abbiamo ancora visto niente del gameplay, possegga al suo interno dei marcatissimi tratti da gioco di ruolo. Nel gioco di ruolo, nei primi minuti, cosa andiamo a fare? Andiamo a scrivere il nome e il cognome del nostro personaggio e poi andiamo a. Uh, crearlo dal punto di vista uh, fisico e dal punto di vista delle sue capacità. Perché parliamo del punto di vista fisico? Beh, perché vediamo che ogni personaggio, uh, ad esempio questi in questa illustrazione oppure uh, quest'altri che sono a lezioni di pozioni sono completamente totalmente differenti, quindi parliamo di un sistema di creazione del nostro personaggio davvero molto uh, accurato. Se tutto questo potrebbe, e, e, trova davvero delle fondamenta, se queste teorie dovessero davvero essere eh, poi riproposte in game, mi verrebbe poi da pensare che ogni personaggio ha determinati tipi di caratteristiche, come ogni buon gioco di ruolo che si rispetti, i personaggi sono dotati di determinate ca caratteristiche. Per fare un esempio, abbiamo gli Animagus, come potrebbe essere tranquillamente la Megranit, eh, come potrebbero esserci altri eh, personaggi eh, che hanno mh, altre eh, caratteristiche, eh, chi magari è un po' più resistente, chi magari ha delle caratteristiche uniche, insomma, noi potremmo andare a creare il personaggio, esattamente come succede, che ne so, faccio degli esempi di un grandissimo gioco di ruolo come ad esempio eh, Skyrim, ok? Eh, questo potrebbe anche stare a dire che... Eh, la pletora delle possibilità okay, per far crescere il nostro personaggio in determinati tipi di caratteristiche in determinati tipi di eh, capacità eh, di magia dipenderebbe solo e solamente da noi e quindi i percorsi che si aprono poi eh, davanti a noi sono davvero e proprio gioco di ruolo e vi spiego perché questa teoria è ancora più avvalorata. Ci sono alcune sequenze, come ad esempio questa, nella quale vediamo il nostro personaggio intento a parlare con degli animali eh, fantastici. Dopodiché abbiamo un'altra sequenza. Aspettate un secondo che la trovo ad esempio questa nella quale il nostro personaggio ha la possibilità di utilizzare un manico di scopa oppure c'è un altro frame all'interno di questo trailer nella quale ci fa vedere il nostro personaggio in sella a un grifone eccola sono riuscito a trovarlo esattamente in questo uh, preciso punto ora quindi Stiamo cercando di addentrarci e ipotizzare come potrebbe essere il gameplay, appunto pensate a qualcosa di estremamente strutturato dal senso, dal punto di vista di gioco di ruolo, come potrebbe essere un uh, un Dragon Age, un Original Sin, ok, oppure che ne so, un, uno Skyrim, ok, che è comunque un gioco di ruolo, dopodiché buttateci dentro appunto anche... Un open world, appunto, come succede in Skyrim, in uh, Fallout eh, e in tanti altri titoli, dopodiché metteteci anche Un'altra questione, e cioè la questione, potremmo definirla quasi relazionale, in qualche modo che sposa l'idea di persona. I titoli persona, ok, al loro interno hanno delle forti componenti giochi di ruolo, perché appunto ti permettono di alternare eh, le esplorazioni, le missioni, ok? Fare evolvere il tuo personaggio, ma il tuo personaggio si evolve anche in base a come interagisce con il mondo di gioco. Ipotizziamo quindi per assurdo che eh, per seguire le lezioni di pozione oppure erbologie, eccetera, eccetera, ci siano determinate caratteristiche. Una volta superate oppure no, si va ad aumentare oppure no la nostra competenza in tale arte. Ora aggiungeteci ancora di più, aggiungeteci una componente morale, una componente di uh, socialità, iniziate poi a mettere tutto questo in un enorme calderone e vi verrà fuori uno dei giochi di ruolo, uno dei giochi più importanti dal punto di vista delle possibilità che siano mai nate, avete la possibilità di andare a destra e a sinistra in un grandissimo open world, avete la possibilità di creare il vostro mago con le caratteristiche che voi decidete e quindi con gli incantesimi che voi decidete. Dopodiché c'è pure una parte sociale, che ne so, interagire con qualcuno vi potrebbe permettere di ottenere determinati tipi di informazioni abilità oppure per, che ne so uh, relazioni oppure uh, side quest ipotizzate per un puro secondo che poi ci siano tutti quei fattori uh, che noi conosciamo del mondo di Harry Potter come ad esempio ti comporti bene, ti comporti male, la tua casa per perde punti oppure uh, guadagna punti, ok la competizione delle case eccetera 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 se poi pensate pure che uh, voi entrate a Hogwarts vi mettono il cappello parlante e lì come si deciderà in base alle risposte che voi date? Magari da un punto di vista casuale, potreste finire in tasso rosso, serpe serpeverde, uh, grifondoro. Questo come andrebbe a cambiare il vostro gameplay, il vostro uh, sì, uh, il vostro modo di fare, amici. Hogwarts Legacy, dopo tutte queste teorie, dopo tutti questi indizi che ci sta dando il videogioco e il trailer in questione, beh, sembra davvero un qualcosa di. Mai provato prima. Ultimo ma non ultimo parliamo dei combattimenti. Ok, indubbiamente abbiamo visto solo in questo trailer i nostri maghetti utilizzare degli incantesimi tanti, vari ed eventuali. C'è chi ha costruito un ponte e l'ha mosso, c'è chi utilizzava un Lumus, c'è qui chi sta utilizzando un Espelliarmus. Uh, quindi immagino ci siano tanti altri incantesimi. E quindi iniziate a pensare che all'interno del videogioco ci possono essere 50, 100, 150 incantesimi differenti e possono essere utilizzati in base al vostro livello di... Competenza in una determinata arte. Dopodiché ci sono le pozioni, dopodiché ci potrebbero essere appunto le interazioni con gli animali. Abbiamo visto il nostro personaggio sopra un eh, grifone oppure che stava accarezzando un'altra bestia. Forse perché il personaggio si era costruito, eh, si era concentrato a costruirlo per essere empatico eh, con gli animali. E se lo costruissimo, eh, bravo a fare eh, delle pozioni, come ad esempio eh, Severus Piton. Dopodiché, ecco che c'è appunto eh, la parte dell'esplorazione. Abbiamo visto appunto tanti nemici eh, differenti. Questo vuol dire che ci dovremmo approcciare a loro in tanti modi eh, differenti, amici. Questo trailer mi sta galvanizzando sempre di più. Non mi galvanizza solo perché è il mondo di Harry Potter, non mi galvanizza solo perché è un bel gioco finalmente sui maghi, ma perché il trailer, in 2 minuti e 40, se analizzato con estrema attenzione, ci permette di chiederci ma quante cose vogliono metterci all'interno di questo videogioco? Quanto sarà grande? Quanto sarà complesso? Quanto sarà approfondito? Amici, questo trailer ci galvanizza a manetta, non solo dal punto di vista delle nostre fantasie di maghetti, ma anche dal punto di vista del, potrebbe essere uno dei videogiochi più grandi, profondi, uno di quei giochi di ruolo da mille e una notte. E l'abbiamo scoperto? Solamente stando un po' più attento ai dettagli di Hogwarts Legacy, eh, queste teorie sono state eh, molto discusse su eh, siti o video vari ed eventuali. Io sono davvero molto contento di avervele portati qui eh, su Top Off. Spero vivamente che voi siate. Uh, che vi sia piaciuto questo video, fatemelo sapere sotto nei commenti siete citati, non siete citati. Avevate, avevate uh, connesso tutti questi uh, dettagli voi. Cosa ipotizzate che possa diventare Hogwarts Legacy? Pensate che settembre 2022 arriverà oppure verrà posticipato al 2023? Le premesse, le uh, promesse che ci sono state fatte verranno tutte mantenute? Amici, mancano ancora tanti mesi. E stiamo aspettando tutti un uh, gameplay vero e proprio e non mancherò di analizzarlo. Però se volete altri video del genere, beh, voi dovete semplicemente fare una cosa, mettere un piccolo like e se potete consigliatelo ai vostri amici. Me ne sarei davvero molto grato, noi ci vediamo in un prossimo video di Occhio ai Dettagli. Questo video mi è piaciuto tantissimo, alla prossima, ciao!